Eccoci qua, sono Temosse Giorgio e questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Quest'oggi è un video un po' diverso perché voglio parlarvi di un argomento di discussione, un argomento di discussione che intitolerò Il punto di non ritorno. Parleremo appunto del prezzo dei vermi e l'altro giorno, pensando un attimo, stavo valutando su come organizzare la mia battuta di pesca. E pensavo che fondamentalmente adesso due scatole di vermi, qualsiasi, americani, arenicole, costano quasi praticamente come un chilo di orata. E da lì è nata tutta un mio pensiero su quello che sta accadendo da 5 anni a questa parte. Prima ancora della pandemia i prezzi dei vermi stavano iniziando a salire, per vari motivi, per i trasporti e quant'altro. Abbiamo passato una pandemia, adesso stiamo passando una guerra, anzi, ne stiamo passando ben due di guerre che conosciamo, perché poi di guerre nel mondo ce ne sono sempre state. E sta aumentando, sta aumentando questo prezzo incredibile dei vermi. Ed eccoci qua, alla fine dell'ennesima stagione balneare, dove sta per iniziare, diciamo, la stagione per noi pescatori, dove noi pescatori possiamo tornare finalmente nelle spiagge libere e ci troviamo con i prezzi dei vermi più alti di sempre. Prezzi dei vermi talmente alti da fare da deterrente a tutti quei pescatori amatoriali che hanno a disposizione qualche ora per praticare la propria passione. Prezzi dei vermi così alti che fanno cadere immediatamente l'occhio su un dettaglio. Adesso prenderò a caso l'esempio di una tipologia di vermi, l'americano, e l'orata che si compra tranquillamente sul mercato. L'orata acquistata in pescheria costa mediamente 25 euro, 20 euro, 18 euro, comunque una media di 25 euro possiamo fare al chilo. E i nostri cari americani, che sono vermi che io, ripeto, prendo a caso, non ce l'ho nel particolare con questa tipologia di verme che io tra l'altro adoro, due scatole americani, prezzo medio 10 euro a scatola, quindi per due scatole 20 euro. Di cui 10 sono 10 vermi, 7 sono praticamente ridicoli perché sono microscopici e ci costringono veramente a fare peripezie per innescarli. Detto questo, ipotizziamo per pazzia di volerci rifare minimamente un rincaro sulle spese, anche se non è da fare, anche perché siamo pescatori amatoriali, ed ecco qua il dramma. Perché ipotizziamo di avere a disposizione queste due scatole di americani che ci sono costati 20 euro e per rifarci dobbiamo prendere la famosa orata da un chilo, 25 euro. Quante possibilità abbiamo in una sola battuta di prendere con i nostri americani, con due scatole americane, un'orata di un chilo? 0,0001%? Ed ecco qui che la meravigliosa passione della pesca diventa matematicamente una passione di perdita e iniquità tra la spesa e il da farsi. Un po' come pagare 50 euro per fare un giro sulla ruota panoramica di 5 minuti. Bella, ma forse un po' troppo cara. Questa è voluta essere semplicemente una riflessione e una condivisione insieme a voi, amici del canale, come ne faccio tante spesso. È una riflessione che a me fa particolarmente arrabbiare perché riuscire a rovinare una passione così bella, profonda e libera come quella della pesca è veramente difficile, ma ci stiamo riuscendo, ci stanno riuscendo. Gli sforzi sono veramente minimi per un settore, seppur amatoriale, veramente gigantesco che fa muovere, secondo me, veramente tantissimo capitale in tutta Italia, tantissimi circoli, qualsiasi tipo di gara e qualsiasi tipo di ripopolamento ormai sono pagati dai soci di federazioni e non riuscire a trovare dei vermi, trovare sempre più cara la merce è veramente un peccato. Io spero di farvi riflettere in queste cose, sarebbe bello riuscire a bloccare i prezzi e i rincari che ci sono. Per i commercianti fondamentalmente i vermi sono una vetrina e questo mi fa anche riflettere se il mondo della pesca e del commercio della pesca si sta realmente spegnendo.
seppur le tecnologie vanno avanti, vediamo cose incredibili a pesca e sembra che ormai l'uomo sia messo da parte. È una mia riflessione, non ho niente contro le nostre amiche orate, i nostri amici americani che, ripeto, adoro. Quindi non fossilizzatevi su questi due protagonisti della mia riflessione. Speriamo che le cose possano cambiare senza grandi ribellioni da parte nostra, perché intanto non c'è assolutamente modo di fare assolutamente niente. Riflettiamo perché le cose si stanno mettendo male. Io sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure.